formazione che io vado a fare TPAL, e in quanto lezione è uno stampo abbastanza didattico, quindi ho cercato di essere meno noiosa possibile. L'obiettivo è quello di dare proprio dei consigli applicabili, semplici, immediati, per far sì che le nostre presentazioni PowerPoint siano efficaci. Quando dico efficace intendo soprattutto comprensibili. Inizio con questa slide che rappresenta una provocazione ormai già del 2003 di un professore molto famoso di Yale, dell'Università di Yale, che a un certo punto mette sull'agenda pubblica, nel dibattito pubblico, la questione per cui PowerPoint è il diavolo. Perché dice così questo professore? Perché dice dall'84, quando è nato PowerPoint come software, questo software è stato utilizzato nei modi più impensabili. Lui dice: abbiamo visto cose che voi umani neanche potete immaginare. E invece di essere un supporto alla formazione e alla didattica, PowerPoint nasce come strumento di supporto alla formazione, è diventato vittima di questa cosa qui. E quindi il contenuto è stato affossato invece dalle modalità di realizzazione delle slide. Questa seconda slide l'ho messa perché è divertente, nel senso che è un esempio che è girato molto per il web su come PowerPoint può essere il diavolo. Vedete il titolo? Abbiamo incontrato il nemico è PowerPoint, è una frase che ha detto il comandante generale delle forze NATO. Perché? Perché ad una riunione sulle strategie di guerra all'Afghanistan è stata presentata questa slide ai presenti, al che qualcuno ha detto: ma cosa sembrano degli spaghetti, un agglomerato di spaghetti? Qualcun altro ha detto: ma com'è possibile capire cosa dobbiamo fare da questa slide? Una persona presente si è alzata e ha detto con una battuta, che è quella che poi è passata alla storia: il momento in cui capiremo il contenuto di questa slide avremo vinto la guerra. Quindi questo è l'esempio veramente di una pessima, pessimissima slide didattica. Allora, questo autore di cui vi porto questa citazione è un autore che si trova sul web, che si è dedicato moltissimo al PowerPoint, addirittura da coniare un termine che è ecologia di PowerPoint, cioè come PowerPoint deve essere buono, bello, giusto. E dice: una presentazione non è un sacco in cui infiliamo informazione a casaccio, è un prodotto informativo con una struttura, un'organizzazione interna. Una presentazione non è neanche un libro, un quadro, e non è fatta per impressionare la platea. Una presentazione, infine, non è autosufficiente, è un ausilio al relatore e si affianca sempre a un'esposizione orale. Quest'ultima parte interessante, la riprenderò più avanti. Per molto tempo, l'abbiamo fatto anche noi, le slide di PowerPoint sostituivano un po' i nostri materiali ai corsi. Cioè succedeva che magari finito il corso ti stampo la mia presentazione e tu la utilizzi. In realtà quello è un uso non corretto di PowerPoint. PowerPoint dovrebbe essere un aiuto per noi che parliamo. Ma il contenuto vero e proprio, quello narrativo, dovrebbe essere un'altra cosa, quindi essere su un supporto cartaceo. Quindi piuttosto fare una presentazione e poi rimandare i contenuti o sul web o cartacei, ma l'approfondimento in un altro luogo. Le caratteristiche di PowerPoint sono sostanzialmente queste tre. PowerPoint è fatto da sequenze, quindi è un susseguirsi di concetti e per questo motivo va pianificato fin dall'inizio. È caratterizzato da una scomposizione, quindi sono frammenti logici che hanno un senso, ma sono frammenti, e come dicevamo prima, non è autosufficiente. Quindi, in teoria, se io do la mia presentazione di un PowerPoint oggi a voi senza parlare, voi non dovreste tanto capire, perché la mia presentazione è, come dire, l'aiuto, la stampella per quello che io invece vi sto raccontando e dicendo.
Veniamo a questa cosa, questo è buffo perché gli studenti su questa slide si incancreniscono e quindi dicono: ma lei non ha fatto come dice le regole? Allora, questo per dire l'esasperazione, talmente si è ragionato e parlato sulle brutture di certe slide di PowerPoint che qualche signore si è inventato delle regole. Quello che dico io è ovviamente non è possibile sempre far riferimento a queste regole, forse quasi mai, però aiutano un po' a, se le abbiamo a mente, aiutano un po' a ridimensionare le nostre presentazioni. Allora, la prima che vedete è la regola del 6. La regola del 6 sta a significare che un PowerPoint efficace dovrebbe avere 6 righe per slide, dovrebbe avere 6 parole per riga e dovrebbe essere capito in modo immediato in 6 secondi. Quindi non richiedere alla persona che sta guardando più tempo di 6 secondi per capire. E questo ovviamente sta a significare che deve essere molto poco piena la slide. La seconda è stata invece ideata da un giapponese che si chiama Kawasaki, cioè proprio una barzelletta. Questo Kawasaki ha inventato la regola del 10, 20 e 30, dove dice che una buona presentazione non dovrebbe avere più di 10 slide, sono sufficienti 10 slide. Non dovrebbe durare più di 20 minuti e queste cose le dice a fronte di studi anche sull'attenzione delle persone, no? È provato che dopo un quarto d'ora, 20 minuti massimo, il livello di attenzione cala. E come font, cioè come grandezza dei caratteri, non dovrebbe mai essere meno di 30, questo per una questione proprio di leggibilità. A questo proposito, il Kawasaki, quando presenta questa, ormai è diventato il guru di questa regola, come battuta dice: se Martin Luther King ha impiegato 17 minuti per spiegare il suo sogno, come fate voi in 20 minuti a non spiegare il vostro? Rispetto al testo, dicevamo, non deve essere pieno, quindi la slide che abbiamo visto prima di Silvano ovviamente era per motivi, però una slide di quel tipo lì è più una pagina di un libro piuttosto che una slide di PowerPoint. Quindi, ripeto, è sempre una traccia. A questo proposito, vi sarà capitato, a me è capitato diverse volte, di sentire persone che hanno presentazioni di PowerPoint che ve le leggono dando la schiena. Quella, vedremo poi più avanti, è veramente la cosa da evitare prima di qualsiasi altra. Sempre tornando al testo, ogni slide dovrebbe contenere un'informazione centrale per slide. Dicevamo, più testo contengono le slide, meno il pubblico si concentra. Si devono evitare le ridondanze, quindi una volta espresso un concetto, dovrebbe essere dato per assolto. E attenzione alla grammatica, questo sembra così il fiore all'occhiello, in realtà si vedono cose terrificanti, cioè slide dove già dal titolo l'accento è sbagliato, piuttosto che... Allora una rilettura va sempre fatta perché è un pessimo biglietto da visita, un errore di grammatica in una presentazione. Qua l'abbiamo detto poco fa. Si fanno anche delle ricerche su quello che vi dicevo prima rispetto a chi studia molto questi strumenti, va anche a fare delle ricerche sul gradimento del pubblico. E quindi, come vi dicevo prima, uno dei fattori che maggiormente disturba il pubblico durante una presentazione PowerPoint è l'oratore che dà la schiena e che legge paro paro quello che c'è scritto sulla slide. Arriviamo alle decorazioni che tanto piacciono e rispetto alla prima battuta PowerPoint del diavolo, quel professore di Yale ce l'aveva in modo particolare con il sovrautilizzo, l'abbondanza di clip art, colori sgargianti, eccetera. Rispetto allo sfondo, quello che si usa di più e che è consigliato più efficace è il nostro classico sfondo bianco. Se vedete gli inglesi e i canadesi che sono molto molto bravi a realizzare strumenti semplici, efficaci e diretti, fanno presentazioni che sono quasi sempre molto molto pulite con uno sfondo bianco. Se proprio non potete fare a meno dei colori, potete usare dei colori facendo però attenzione al contrasti.
Questo non è tanto, ribadisco sempre che non è tanto una questione di mi piace estetica, a me piace la slide colorata. Ha molto a che fare con le persone che vi guardano e anche la capacità delle persone. Ci sono persone che hanno difficoltà a vedere qualche colore piuttosto che un altro, così come la grandezza dei font. Ovviamente, una volta che scegliete uno sfondo, non funziona che una slide è gialla, l'altra è blu, l'altra è verde perché vi piace l'arcobaleno, ma dovreste tenerla per tutta la presentazione. Come vi dicevo prima, un uso molto molto massiccio dei colori può disorientare il pubblico. Veniamo alla grafica. Per grafica intendiamo tutti quegli abbellimenti che vogliamo aggiungere alle slide, che possono essere fotografie, possono essere disegni, in alcuni casi fumetti, ma anche forme. Normalmente per aiutare la lettura della nostra presentazione ai presenti, se scegliamo una grafica, questa grafica deve essere organica e mantenuta per tutta la presentazione. Cosa vuol dire? Che se io scelgo di inserire delle fotografie, allora sceglierò per quella mia presentazione fotografie per tutte le slide, non andrò a inserire il fumetto piuttosto che il disegno o la clip art. Sceglierò che come stile per la mia presentazione utilizzerò le fotografie. Le sfumature, anche le sfumature rispetto a, per sfumature intendiamo sia sfumature di colore, sapete che PowerPoint dà la possibilità di fare questi sfondi sfumati, ma anche le sfumature sulla singolo carattere. Sono fonte di poca leggibilità, quindi se proprio non siete molto affezionati alle sfumature, è meglio non utilizzarle. Le animazioni che tanto andavano negli anni 80, 90, che piacciono tantissimo Claudio Tortone, queste cose che si presentano a destra e che fanno la carrambata, di nuovo hanno poco senso di essere, nel senso che è molto più. La persona riesce a immagazzinare un concetto, ritorniamo ai 6 secondi di prima, molto più facilmente e velocemente attraverso un concetto espresso in modo statico sulla slide, piuttosto che con l'ausilio di movimentazioni varie. Il maiuscolo, non so se sapete, ma una delle regole della comunicazione è che, soprattutto sul web, sullo schermo, è che usare il maiuscolo equivale a urlare. Quindi il maiuscolo va come consiglio, va utilizzato nei titoli se volete, ma dovete cercare di usarlo il meno possibile nei testi. Si sono viste anche slide tutte scritte in maiuscolo, quindi oltre a essere poco leggibile è fastidioso. La stessa cosa vale per il grassetto. Il grassetto è utile se volete mettere in risalto un concetto per slide, quindi volete far emergere quel concetto. Di nuovo, se il grassetto viene abusato, perde il senso perde il significato, quindi diventa tutto importante, ma la stessa cosa vale anche per i testi. Arriviamo ai font. Sapete tutti la differenza tra font con grazie e senza? Sì, grazie e senza. Allora, le grazie sono quegli occhielli che quelle virgolette in cima normalmente alla prima lettera di una parola. Il più classico è il Times è il font con cui vengono scritti i romanzi, praticamente su carta viene utilizzato il Times New Roman. Mentre su carta i caratteri con le grazie aiutano la lettura, la cosa assolutamente non vale per lo schermo, cioè quello che è scritto sul web andrebbe scritto in caratteri senza grazie. E quindi esempi di caratteri senza grazie sono quelli che vedete su l'Arial, Verdana, Taoma e l'Elvetica, che è il carattere di dorso. Veniamo alla grandezza. Le linee guida su un buon PowerPoint efficace dicono questo, che per i titoli il range di grandezza dovrebbe andare da un font 35 a un font 45, per il testo da un minimo di 20 a un massimo di 30. Anche qui, una volta che si è deciso di applicare un font, mantenetelo per tutta la durata della vostra presentazione. Quindi anche lì variare la grandezza del font disorienta.
Editare il 3D è un po' la sfumatura di cui sopra, cioè quelle parole, sapete, la possibilità di fare le parole con tridimensionali. Preferite i modelli vuoti? Come sapete, però, credo che quasi più nessuno di noi utilizzi i template di PowerPoint. PowerPoint dà questi template molto colorati, sfumati, eccetera. Il consiglio, come dicevo all'inizio, è partire da una presentazione vuota. Le clip art hanno fatto il loro tempo, anche qui le linee guida dicono che possono essere utilizzate in contesti tipo il contesto scolastico, ma per bambini piccoli della scuola primaria, vanno evitate in contesti invece professionali possibilmente. Di nuovo, questa è una ridondanza, quindi mi critico da sola rispetto a quello che ho detto prima. Non eccediamo con le animazioni se proprio vogliamo usarle. Concludo dando questi, tanto poi troverete le slide, mettiamo le slide disponibili. Chi non c'era la scorsa volta non ha visto cos'è Prezi, vedete il terzo link. Prezi è un'alternativa, è nato come alternativa PowerPoint, non so se vi è mai capitato di vederlo in qualche convegno, qualche presentazione. Funziona graficamente, ha un'impostazione grafica per cui il contenuto della slide viene veicolato ad esempio attraverso dei cerchi. È interessante, cioè molti lo usano perché va molto di moda adesso. Dal nostro punto di vista, ne abbiamo parlato, per la didattica e la formazione è poco efficace perché è disturbante, qualcuno di voi l'ha vista l'altra volta. Andrebbe ad esempio bene o come introduzione a un seminario, quindi qualcosa dove non c'è un contenuto da apprendere, quindi ad esempio all'inizio di un seminario per presentare la giornata potrebbe essere un'alternativa interessante. Poi consiglio sempre di andarvi a visitare Il Mestiere di Scrivere, che è un sito interessante che ha tantissimi documenti che vanno appunto di consigli dallo scrivere su carta, allo scrivere giornalistico, allo scrivere scientifico, piuttosto che strumenti veri e propri di come costruire una presentazione efficace, eccetera. Così come le prime due che vedete sono fonti per reperire esempi di presentazioni efficaci anzi, è anche interessante perché c'è tutta una parte sulle più brutte presentazioni. C'è addirittura una sorta di Oscar delle presentazioni nel mondo, più brutte viste. Concludo con questa vignetta perché la trovo simpatica, ma la trovo molto vera. Le slide di PowerPoint sono come i bambini, non importa quante brutte esse siano, tu penserai sempre che sono le più belle. Vale per molti di noi. Grazie.